Salve a tutti youtubers, benvenuti in questo nuovo video. Oggi si torna nella mitologia norrena, stavolta però non per spiegare un qualche evento divino o una singola divinità, ma per dare qualche spiegazione in più, siccome l'ho anche accennato nello scorso video degli scontri con Odino, sull'alfabeto, diciamo, magico della mitologia norrena. In realtà un alfabeto in tutto e per tutto comune a tanti altri che sono esistiti nel corso del tempo, ma che a scopo mitologico ha sempre avuto un certo significato esoterico, magico. Stiamo parlando per l'appunto dell'alfabeto delle rune. Bando alle ciance e sigla! Come appena detto, l'alfabeto runico in realtà è un comunissimo alfabeto, come tanti altri ne sono esistiti nel corso dei secoli, utilizzato soprattutto dai popoli germanici e nord europei fino all'Ottocento circa, diciamo così. Ha subito comunque diverse variazioni nel corso del tempo, riadattamenti, è stato utilizzato praticamente fino al 1500 circa. Secondo alcuni le sue origini risalgono all'invasione greca, secondo altri invece deriva direttamente dall'alfabeto etrusco. Ste robe non ci interessano, perché io ne so davvero pochissimo, non sono un linguista. Più che delle origini storiche di questo alfabeto, a noi interessano le origini mitologiche, e sono quelle di cui parleremo proprio adesso. L'ho già accennato diverse volte, anche nel video dello scorso video degli scontri mitologici. Secondo la mitologia norrena, le rune furono scoperte niente po' di meno che da Odino stesso, che inscenò uno strano rituale per scoprire la vera conoscenza, la vera magia anche, ovvero le rune, l'alfabeto. Secondo la mitologia, in effetti, e questo racconto è tratto solo da due piccolissime strofe dell'Edda poetica, Odino un giorno si impiccò al ramo di un albero, si tranciò il costato con una lancia e rimase lì sospeso, sacrificando se stesso a se stesso. Sì, lo so, è un concetto un po' strano, è praticamente la stessa forma che utilizzavano i norreni per sacrificare le persone a Odino, impiccarle e trafiggerle con una lancia, per 9 giorni e 9 notti, senza mangiare né bere, fino a quando dalla terra lui riuscì a evocare una per una tutte le rune che compongono quello che viene chiamato il Futhark antico. Come per la faccenda della tastiera QWERTY, che prende il nome dalle prime 5 lettere della tastiera, in effetti, anche Futhark prende il nome dalle prime rune dell'alfabeto runico. Da questo momento in poi fu possibile dare nomi alle cose. Ogni runa poi indica un concetto diverso, combinandole insieme come le comunissime lettere, si ottengono i nomi delle varie cose che compongono l'universo. E vi ricordo, questa capacità nella mitologia, in qualsiasi mitologia in realtà, vuol dire avere la capacità di manipolare la realtà a proprio piacimento. Dare un nome, scoprire i nomi, significa essere maghi, possedere la magia. Quindi la scoperta dell'alfabeto runico è il momento fondante del potere magico e anche della semi-onniscienza di Odino, che, essendo il primo scopritore dei nomi, sa e manipola quello che vuole. È in realtà anche la fonte dei poteri magici di Loki, perché si dice che Loki, giovanissimo, spiò Odino mentre evocava le rune e ne carpì i più intimi segreti, almeno di alcune. Tra l'altro, questa accezione magica delle rune risiede anche nel nome stesso dato a queste lettere. Per l'appunto, rune ha come radice run, che in germanico dovrebbe comunque significare cosa nascosta, cosa misteriosa. Quindi le stesse rune rappresentano il fulcro del potere magico, delle cose misteriose e ignote. Fatta questa breve premessa, adesso passiamo ad analizzare solo l'Elder Futhark, ovvero l'antico Futhark, l'antico alfabeto, perché ce ne sono miriade di alfabeti runici diversi, tutti poi rielaborati in tempi più moderni, che non hanno tutti quanti un significato magico. Io mi attengo alle 24 rune divise in 3 gruppi che compongono il più antico alfabeto runico riconosciuto dall'attuale mito norreno. Le informazioni che vi sto per dire sono tutte prese più o meno dalla stessa pagina web, che ho trovato un po' di tempo in realtà. Comunque ho confrontato nel corso di questi giorni, sono più o meno le stesse informazioni, solo alcuni nomi, alcune pronunce cambiano, quindi se vi ricordate pronunce diverse, mi dispiace, non è colpa mia, io trovo questa fonte, per comodità utilizzerò questa. Analizziamo adesso il primo gruppo di rune, secondo alcune credenze attribuite al patronato di Freyr e Freya.
La prima runa è Fehu, il suo significato letterale dovrebbe essere circa focolare domestico, infatti è legata più o meno al fuoco, ma in senso più lato alla fortuna, all'abbondanza, al patrimonio. Significa anche prosperità, felicità, energia, possibilità di cambiare in meglio le cose. Però questa runa può avere un significato totalmente opposto. Infatti ogni runa nell'alfabeto, lo dico adesso e non lo dirò più, ha il suo Merkstave, significa capovolgimento in pratica. C'è una runa capovolta. Quando peschi la runa capovolta, il suo significato cambia radicalmente. La Fehu capovolta significa più o meno non fortuna, in pratica povertà, disgrazie, ma anche la voglia di accumulare ricchezze in maniera ossessiva, l'avidità, la gola. Seconda runa è Uruz, che significa per l'appunto uro o toro. L'uro è un bovino simile ai tori, in effetti. E come forse potete immaginare, sta a indicare la forza brutta proprio, quella fisica. Ma può significare molto beatamente anche un forte desiderio sessuale. La sua rovesciata ovviamente è tutto il contrario. Il Merkstave di Uruz è praticamente simbolo di debolezza, malattia, dominazione da parte di altri, essere troppo sottomessi. Significa però anche forza applicata solo per fare del male, violenza pura e dura. Terza runa, una delle prime che indica una vera e propria divinità nell'alfabeto runico, Turis o Turisaz, che significa la spina letteralmente, ma che in senso lato significa forza e ancora più in senso mitologico significa Thor. Turisaz è la luna del potere, distruttivo ma difensivo, è la runa della forza, intesa come forza di conflitto, forza che ti porti in battaglia. Sta a significare anche, in senso lato, la pura essenza maschile, perché porca miseria è la runa di Thor. La sua rovesciata invece è ben più negativa, è la forza utilizzata per il massacro. In campo sessuale invece sta a indicare probabilmente lo stupro. Passiamo adesso a Hansuz, la visione, la runa che però sta a indicare, con la sua radice As, tutti gli Aesir. È una vera e propria benedizione divina, porta ordine, giustizia, chiaroveggenza in realtà, rende molto più chiare le cose agli occhi di chi è sotto l'influsso di questa runa e indica in pratica, ripeto, una benedizione divina. La sua opposta, in pratica, la sua Merkstave, indica tutto il contrario. È mancanza di chiarezza, mancanza di comprensione, mancanza di ordine e giustizia, mancanza di benedizione divina. Dopo Hansuz arriva Raido, che significa letteralmente carro, in realtà, in senso lato viaggio. È la runa che viene spesso associata alla forma da viandante di Odino. È la runa per l'appunto del viaggio, sia fisico che soprattutto psicologico. La sua reverse è praticamente il contrario, è la durezza, la rigidità, la mancanza di voler cambiare o anche semplicemente l'immobilità. Poi abbiamo Kenaz, la torcia, che sta a indicare appunto il fuoco, ma non inteso come fuoco puro e semplice, è la luce della creatività, del saper fare, la luce vitale, il calore vitale. La sua contraria ovviamente sta a indicare la mancanza di vitalità, la mancanza di creatività, una certa ignoranza, una certa voglia di rimanere sempre se stessi senza volersi spingere oltre. Penultima di questo gruppo è Gebo, che significa dono letteralmente, ma sta a indicare più che altro il sacrificio, qualcosa, dare qualcosa a qualcun altro per poi ottenere qualcosa in cambio di positivo. Ovviamente la sua Merkstave è completamente il contrario, sta a indicare un sacrificio probabilmente inutile o sbagliato, o addirittura sacrificarsi per troppo tempo e sacrificare troppa cosa, troppo te stesso, senza ottenere poi nulla. E ne so qualcosa, porca miseria. Ultima runa di questo primo gruppo è Vunjo. Vunjo significa letteralmente gioia, è la runa della gioia, della felicità. Il suo contrario invece significa rabbia ed ha un qualche legame con l'essere un berserker, ovvero un guerriero furioso. Passiamo adesso al gruppo di 8 rune che stanno sotto la potestà addirittura di Heimdall. Tutte belle violente come rune praticamente. La prima per l'appunto è Agal o Agalaz, che significa letteralmente distruzione.
Agalas è la forza distruttiva della natura, tutte quelle difficoltà che poi però ti portano a superare determinati limiti. È la distruzione non fine a se stessa, ma finalizzata alla creazione di qualcosa di nuovo. L'Agalas rovesciata invece significa per l'appunto distruzione fine a se stessa, violenza, morte senza nessun risultato. Poi c'è Nautiz, che è necessità, bisogno. Significa appunto la necessità di trovare qualcosa che è difficile da raggiungere, ma che alla fine con un certo sforzo si riesce a raggiungere effettivamente. Invece la versione rovesciata di Nautiz sta più a indicare l'estrema privazione di quello di cui si ha bisogno. Terza luna di questo gruppo è Isa, che non è per niente positiva, perché indica per l'appunto il ghiaccio. I vichinghi odiano il ghiaccio, ovviamente. Sta a indicare in senso lato un momento di blocco, anche creativo per esempio, un blocco tanto fisico quanto mentale, ma è sempre un blocco che ti porta poi a sforzarti per raggiungere quel risultato. Infatti nelle varie formule runiche Isa viene utilizzata per rafforzare le rune che le stanno accanto. Nella versione rovesciata invece Isa sta a indicare l'egoismo, l'egocentrismo, la voglia di non sforzarsi, di pensare di essere già di per sé perfetti e quindi non c'è necessità di creare robe nuove, di ricrearsi. Passiamo a una runa un po' più positiva, Gera, abbondanza, che sta appunto a indicare l'abbondanza di cose buone, tanto nei soldi quanto nel cibo, quanto nelle esperienze positive. La sua rovesciata significa per l'appunto o un'improvvisa mancanza di tutti quanti i beni necessari, oppure sfortuna o un affare andato male. Eiwaz significa albero e sta a indicare la capacità di resistere e perdurare, di essere robusti e forti contro le avversità per il raggiungimento di un obiettivo. Al contrario, questa runa rovesciata sta a indicare la mancanza di resistenza, la mancanza di forza di volontà. Poi abbiamo Pertro, la coppa, significa letteralmente cambiamento. In senso sessuale abbandoniamo i simboli maschili, Pertro è la coppa e quindi sta a indicare il sesso femminile. La sua Merkstave invece indica il non cambiamento, la stagnazione. Penultima runa di questo gruppo, Algiz, protezione, resistenza, è un collegamento diretto fra l'uomo e gli Aesir e appunto indica la protezione divina, la capacità di essere protetti contro le avversità. La sua rovesciata invece significa per l'appunto la mancanza improvvisa di protezione e la propria estrema vulnerabilità. Ultima runa del gruppo, Sowilo, che significa letteralmente sole, sta a indicare il successo in qualsiasi azione si voglia compiere. La sua rovesciata significa per l'appunto la mancanza di successo, ma in senso lato può significare l'adorazione verso un falso dio o addirittura la punizione degli dei. Nel terzo gruppo di 8 rune sta sotto la protezione del dio Tyr, forse perché la prima runa è proprio Tiwaz, che significa Tyr, ma in realtà significa anche forza, valore, giustizia e soprattutto sacrificio. Ricordiamo tutti la fine che fa il braccio di Tyr tra le fauci del buon Fenrir. La rovesciata di Tiwaz sta a indicare la sconfitta, ma anche il troppo sacrificarsi, il troppo spendere, il troppo spendersi verso un obiettivo che non verrà raggiunto. Berkano significa famiglia, significa compagnia, significa l'arrivo di nuova vita, il rinnovamento primaverile. La sua rovesciata sta a indicare proprio la mancata rinnovazione della vita oppure problemi familiari. Arriviamo poi a Eowaz, che significa cavallo, letteralmente. Questa per esempio è la runa che viene spesso associata a Sleipnir. Significa anche qui, diciamo, viaggio, ma significa anche collaborazione con un altro essere umano. Il suo contrario spesso non viene nemmeno inteso come negativo, dovrebbe stare a significare un'eccessiva stanchezza per il viaggio, un'eccessiva stanchezza per quello che si sta facendo nella vita, ma in accezione ancora più negativa in realtà può significare tradimento e discordia fra due persone. Arriviamo a Mannaz, che come forse si farà capire dal nome, Man
significa uomo. Manaz è la runa che identifica l'uomo, l'uomo che esiste, l'uomo che è creativo, l'uomo che vive, l'uomo che caccia, l'uomo che combatte, l'uomo che vince, l'uomo che si sa sempre mettere in gioco. Il suo contrario, ovviamente, è l'uomo idiota che non si mette mai in gioco, che non si mette mai alla prova, che non pensa, che vive senza fare nulla di particolare, senza mai portarsi oltre il limite. Arriviamo a Lagus, che dovrebbe significare acqua, anche se qui c'è scritto poi che può significare anche porro di cipolla. Vabbè. Lagus indica l'acqua, in quanto acqua, che non è proprio positiva per la mitologia norrena, sta a indicare il pensiero, il sogno, ma anche le cose misteriose, occulte. La sua rovesciata dovrebbe indicare un periodo di vita incerto, con delle scelte sbagliate, ma ancora più in estremo può significare confusione, malattia e addirittura pazzia. Ingwaz è praticamente l'alter ego di Pertro, sta a indicare la, nemmeno sessualità in realtà, si indica il genere maschile, la potenza procreatrice insita anche nell'uomo. La sua contraria, anche se non si può porre letteralmente al contrario questa runa, ma può essere in opposizione di significato, in realtà può avere anche un'accezione negativa, sta a indicare mancanza di cambiamento e impotenza. Arriviamo a Dagaz. Dagaz significa letteralmente alba, quindi è la luce che illumina le cose rendendole chiare, ma è anche la luce della speranza, della voglia di vivere. Il suo contrario invece significa la fine di un circolo che si chiude, la fine di un ciclo vitale magari, visto che in originale è l'alba, quindi l'inizio, ma può anche significare appunto la mancanza di luce e speranza. Ultima runa e abbiamo finito, Otala, che significa letteralmente proprietà, sta a indicare la proprietà fisica, la propria casa in realtà, il successo nell'avere un certo patrimonio, significa anche eredità, eccetera eccetera. La sua rovesciata significa ovviamente mancanza di prospettive, mancanza di eredità, mancanza di patrimonio, di fortuna. Facciamo un ultimo accenno e basta e chiudo, perché altrimenti già è venuto lunghissimo, lo so, il video, quindi non voglio dilungarmi ancora. C'è un'ultima runa, che però non si sa se è stata inventata di sana pianta nel 900, oppure in realtà è vero che c'è una tradizione antichissima che riguarda questa runa vuota, runa in bianco, che alcuni identificano con Weird, il destino, che sta appunto a indicare tutto il mondo, tutta la storia, tutto quello che è accaduto e deve accadere dovrebbe essere usato nella divinazione. Insomma, non c'è proprio un riscontro, non esiste questa runa vuota, non si sa bene cosa diavolo sia, dovrebbe essere la runa del fato, appunto del Weird. Poi, si possono usare le rune per scrivere ancora oggi? Certo, come no, ci sono varie tabelle che indicano la traslitterazione delle varie rune, vi metterò qua un'immagine qua a fianco, comunque lascerò il link qui in descrizione di quella pagina dove ho preso queste informazioni, perché se scorrete poi avanti c'è anche un piccolissimo spazietto in cui puoi scrivere il tuo nome e ottenere il suo equivalente in rune. La divinazione con le rune come avviene? Ok, presupponendo che avete un sacchetto con delle rune, cosa che ho provato in effetti, lasciamo perdere, ci sono vari modi. Si può sì evocare il potere degli dei e pescare una runa soltanto, poi a seconda del significato, avendo posto una domanda mentre si pescava una runa, secondo il significato di quella runa dovrebbe esserci la risposta per quella particolare questione. Poi c'è un modo di metterle una di fianco all'altro, tre rune da destra verso sinistra, leggerle in quel modo e pensare che la runa di destra significa la situazione attuale, la runa di centro significa un'azione improvvisa che sconvolge quella situazione attuale e la runa di sinistra sta a indicare la situazione che verrà originata dopo questo sconvolgimento. Il metodo più complicato che c'è per predire il futuro, diciamo così, ma in realtà non è nemmeno così, con le rune, è un metodo che si basa sul lanciare letteralmente le rune sul tavolo su uno schema che dovrebbe rappresentare i nove mondi. Quindi a seconda delle varie rune che vanno a finire in un determinato mondo, l'influenza di quelle energie positive o negative andranno a influenzare diversamente la persona che sta facendo quello schema a seconda di dove sono andate a finire quelle rune. È un metodo complicatissimo che io non conosco, ovviamente, perché non mi metto a fare
fare la divinazione con le rune, anzi non ne ho proprio l'intenzione, perché sapere il futuro secondo i Norrini significa scriverlo, non ho intenzione di scrivere il mio futuro al momento, voglio andare in divenire. Però c'è anche questo metodo complicatissimo che non solo dovrebbe prevedere il destino, ma traccia in teoria un quadro precisissimo della personalità della persona che ha lanciato le rune o per cui si è lanciato quelle rune. Io mi fermo qui, spero che questo video vi abbia interessato e vi sia piaciuto. Grazie a tutti quanti gli iscritti, commenti, piace e condivisione a questo e a tutti quanti gli altri video. Grazie a tutti quanti il sostegno, siamo quasi arrivati a 4000 in effetti. Se il canale vi piace, continuate a sostenermi. Vi ricordo, c'è la pagina Facebook in descrizione. Noi ci vediamo sabato con lo scontro mitologico, giovedì con un altro video del canale, tra l'altro probabilmente un video che molti di voi stavano aspettando, quindi rimanete sintonizzati. Bye.